Ciao a tutti, un'altra domanda, un'altra serie di risposte a domande che ogni tanto leggo nei commenti e mi chiedete è arco tradizionale, benissimo, arco tradizionale, flettenti non ILF, quindi flettenti con tiller naturale, normalmente compresa mediterranea. Molti mi chiedono, aiuto, ora devo passare, voglio passare a tirare con tre dita sotto, perché mi trovo meglio in ancoraggio con tre dita sotto, e il tiller, aiuto, il tiller, come faccio adesso? Perché qua non si può modificare il tiller. Ma quale tiller? Non esiste un problema tiller. Il problema tiller probabilmente è nato per una serie di... Non c'erano più cose da chiedere e uno si è inventato la questione del tiller. Il tiller non esiste, la questione del tiller. La sincronia dei flettenti viene data dal punto di incocco e dal punto di pressione sulla grip. Quindi aumentiamo il punto di incocco. Io ho aumentato il punto di incocco e ho aumentato il dove appoggia la freccia. Quindi ho alzato dove si appoggia la freccia. Ho messo il punto di incocco di conseguenza. Questo mi permette addirittura di fare string walking. Questo, signori, è il picchio Donadoni, il picchio Testarossa, è un riser con un peso significativo, un'impugnatura perfetta, bello vedersi, veramente un design che lascia veramente senza parole, e un'impugnatura, finalmente una buona impugnatura come piace a me, né alta né bassa, un'impugnatura media che mi permette di avere una buona interazione col mio ancoraggio, con la mia spinta e la mia trazione. Allora, benissimo, avete visto l'ottima impugnatura, il resto è più alto, lo string. Quindi non c'è nessunissimo problema per quanto riguarda il tiller. Mettiamo a posto la sincronia dei flettenti solamente col punto di incocco. Dobbiamo solo avere una buona impugnatura. Ecco, in questo momento sto effettuando uno string esagerato per questo tipo di arco, questo è un 60 pollici. Come vedete, nocchia a 45 gradi. Ancoraggio, rilascio, l'arco non ha scalciato minimamente, non ha avuto una minima vibrazione, non esiste un problema. Proviamo a tirare con tre dita sotto, benissimo, arco perfettamente bilanciato, e se proviamo a guardarlo vediamo che è perfettamente bilanciato. Io mi chiedo il perché la gente mette l'arco in questo modo, il pollice in questo modo, e vuole che l'arco sia a tutti i costi con il peso nella parte inferiore. È la più grande puntini puntini della storia dell'arcieria. Il peso deve essere distribuito nella parte superiore e nella parte inferiore. Nella parte centrale, per l'arco nudo, non è conveniente. Io non devo avere questo tipo di torsione nel mio arco. E questo ce l'ho se ho pesi sia nella parte alta che nella parte bassa. Nella parte centrale non mi servirebbe a niente. Se non a creare inerzia, perché sappiamo che l'inerzia è una forza che si oppone all'accelerazione, a creare inerzia perché quando io rilascio l'arco viene verso di me e questo peso dovrebbe creare inerzia. Però è un peso troppo limitativo, perché quanto dobbiamo mettere qua? 300 grammi, e 300 grammi effettivamente sono veramente troppo pochi per creare un'inerzia significativa. Quindi lasciamo perdere. Peso nella parte alta, peso nella parte bassa. Un buon riser deve essere stato costruito in questa maniera, ok? Così potrete avere delle ottime performance. Picchio Donadoni Testarossa 60 pollici,
che io userò la prossima stagione nella stagione nella, nelle gare 3D, e lo userò come arco nudo, così non do fastidio a tutti i fortissimi tiratori istintivi, tradizionali, eccetera eccetera, che magari poi mi tolgono il saluto se mi vedono che vado a tirare anche in modo istintivo. Ma io voglio fare streamwalking, voglio esagerare sull'utilizzo di quest'arto per renderlo, per far sì che se si può usare come arco nudo, a maggior ragione si può usare come arco tradizionale. Se si ottengono risultati come arco nudo nella divisione arco nudo, nella divisione arco tradizionale è ancora più top level. Lo vediamo ancora una volta, ancoraggio, allineamenti, scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale e fatemi sapere le vostre opinioni. Ciao!